Salve a tutti, per le guide di Sodo Linux, i tutorial della distribuzione Sodo Linux Orizzonti, io sono Francesco Fusillo insieme a, Giovanni Caruso. che è appunto a Genova, e io sono a Verona. Adesso faremo una bella video lezione, una video tutorial per spiegare come si disinstalla un applicativo che non abbiamo intenzione di mantenere sulla macchina. Io ho fatto già una video lezione su come si installa un programma nuovo in Sodo Linux, ho installato Stellarium. Adesso vedremo come si può procedere invece a togliere quello che abbiamo già messo. Esatto. Vai Giovanni. Allora, io non ho ancora installato Stellarium sulla mia macchina, quindi faccio un attimo vedere come si installa. Come posso Velocemente. allora, da amministrazione ho due modalità, il gestore delle applicazioni e il gestore dei pacchetti. Andiamo dal gestore dei pacchetti, così che è un pochino più rudimentale, ma è più completo, ci permette di vedere tutta una serie di cose che ci serviranno poi. Qui vado su cerca e metto Stellarium perché so che Stellarium è un software che ho già trovato e quindi so che mi Bello piace. interessante. È bello interessante. Eccolo qua. Lo clicco, lo installo. Lui mi dice se va bene installare tutto quello che è necessario per installare e a questo punto clicco su Applica e applico le modifiche, quindi lui procederà a scaricarsi e a installare i software necessari e tutto quello che è necessario per far funzionare Stellarium sulla mia macchina. Qualche secondo, l'installazione procede abbastanza veloce, fortunatamente abbiamo una buona connessione di rete e nel giro di qualche istante avremo Stellarium. Questa procedura che spieghiamo è importante dire è valida per tutte le applicazioni. Nel frattempo che installa possiamo vedere. Perché noi andiamo a pescare, un po' come succede sui smartphone e sui tablet, da una lista di software garantita, perché è una lista di software libero, le applicazioni che ci interessano. E quindi siamo sicuri che quando le scarichiamo da qua sono software non a pagamento e che non contengono virus ed altre. Certificati, insomma, in Diciamo qualche sì, modo. sono software certificati dalla comunità open source. Eccolo qua, adesso a questo punto io vado su Istruzione. istruzione e trovo il mio Stellarium, benissimo, se lo lancio poi. Avvielo, che è molto bello anche solo da vedere. Eccolo qua. Esatto. È un programma simpaticissimo Molto per carino. vedere appunto la volta celeste nelle epoche, nei luoghi, nelle varie latitudini. Esatto, molto carino, ci permette di dimostrare. Ora non sono un grande utente, però permette di mostrare proprio tutta la volta celeste e di vedere le costellazioni che ne fanno parte e anche spostarsi. Vabbè, dà Allora, supporto facciamo anche il caso che abbiamo installato un programma che questo computer non è in grado di di gestire, perché è un programma gestire, insomma, di far pesante. girare. E allora abbiamo deciso che è meglio toglierlo per alleggerire il PC, per non averlo fra i piedi e così via. Come dire, abbiamo fatto una ciofeca. Esatto. E una volta che l'abbiamo installato, abbiamo deciso Dobbiamo di toglierlo. ritoglierlo. Sappiate che Sodo Linux fa funzionare tantissimi programmi, ma non è detto che siano in grado di funzionare. È il PC che le fa funzionare, cioè il processore e la RAM. Quindi a volte noi montiamo dei programmi molto esigenti, programmi di grafica vettoriale, programmi come questo in 3D. Quindi qualche volta abbiamo fatto un errore. Quindi decidiamo che è il momento di toglierlo. Ecco, Esatto. adesso andiamo avanti con la videolezione e vedrete come sarà molto semplice togliere Esatto. dall'applicazione dal sistema. Ecco, ritorno quindi sul mio sistema, amministrazione, gestore dei pacchetti, che avevo chiuso perché facciamo finta che sono passato un po' di tempo, e immetto la password amministratore. Queste operazioni possono farlo solo gli utenti che hanno privilegi di amministrazione. E quindi a questo punto io mi ricerco il mio software Stellarium. Nome completo, Sì, vero? posso anche mettere Stellar per dire, fare un cerca, però ovviamente troverò più cose.
E qual è quello che mi interessa? Questo che ha l'icona verde e indica che è stato installato. Se è verde vuol dire che è installato. A questo punto non faccio altro che cliccare col tasto destro e rimuovere l'applicazione. Rimuovi completamente e un rimuovi che oltre a cancellare l'applicazione cancella anche eventuali file di configurazione che possono essere stati salvati sulla macchina. In questo caso sono tranquillo sul fatto che non ho file di configurazione, posso fare rimuovi, posso Sì, farlo, librerie, posso, immagini, esatto, posso, quant'altro. esatto, posso anche lasciare solo stella, cancellare solo stellario, tanto poi sarà il gestore dei pacchetti a eliminare ad esempio Stellarium Data, che è un altro pacchetto che contiene informazioni per Stellarium. Facciamo la prova, faccio clic su applica e lui mi dice guarda che c'è da rimuovere Stellarium, benissimo, faccio applica. Ecco, Ecco che lavora. Finito. qui che sta procedendo. Se, come in questo caso, siamo stati sfortunati e Stellarium Data li ha mantenuti lo stesso, nessun problema. Clicco di nuovo qua, faccio rimuovi e faccio applica. Da rimuovere, installare un'data, benissimo, faccio applica e a questo punto lui procede con la disinstallazione. Close. A questo punto Stellarium non è più tra i miei pacchetti, infatti se vado qui su istruzione non lo trovo più. Perfetto, abbiamo rimosso un software Sparito. sparito. È importante sapere una cosa, cosa succede se però rimuovo qualcuno dei software che sono elencati qui nella lista delle applicazioni che abbiamo aggiunto con su di Linux? Beh, è possibile rimuoverli, non ci sono problemi, però per come è pensato su di Linux, come un insieme di pacchetti per l'istruzione, rimuoverne anche uno solo, ad esempio volessi rimuovere, che ne so, Inkscape, facciamo finta, o GitHub, può significare che tutta una serie di pacchetti vengano rimossi di conseguenza e quindi che ad esempio vengano rimossi, se elimino Inkscape, anche altri programmi che sono quelli relativi alla gestione delle immagini o che comunque non riceva più aggiornamenti relativi ad eventuali altre applicazioni installate e diciamo rilasciate tramite Sody Linux, tramite repository Sody Linux. Quindi è un'operazione che si può fare, si può procedere, l'importante è essere consapevoli che cancellando alcune rimuovendo alcune delle applicazioni presenti nei pacchetti preconfigurati di Sony Linux, questo può in qualche modo impattare sugli aggiornamenti di quei pacchetti e di quelle categorie di pacchetti che sono già preinstallati con Sony Linux. Francesco, vuoi dire qualcosa tu? No, non c'è altro da dire. Casomai faremo una video lezione su come modificare il menu per poter mettere in evidenza o meno alcuni software piuttosto di altri, cioè come mettere le mani al menu, però è oggetto di un'altra video lezione. Non c'è altro da dire per la rimozione dei pacchetti aggiunti alla distribuzione, come abbiamo fatto con Stellarium. Giovanni Caruso e Francesco Fusillo vi salutano e vi augurano buona sperimentazione.